che era l'università, sai come sono? È voluto andare in giro a tutti i costi. Adesso io dalle terrazze, dato che sto in cima all'ultimo piano, con tutta la città sotto, sto vedendo la sopraelevata. Ho capito, secondo me è qualcosa di grosso a quest'ora per fare questo casino. Guardi, noi siamo in allerta comunque, perché abbiamo varie segnalazioni di questi gruppi. Vedo anche un elicottero. Infatti. Poi, dato che non ci sono più le dirette televisive dai miei amici giornalisti, eccetera, perché vedo che non ci sono le dirette questa notte. Signora, la città è in agitazione, in allarme stanotte, perché abbiamo varie segnalazioni di questi gruppi dappertutto. Perché non mi risponde il cellulare da un'ora, capito? Signora, noi non è che mi dispiace, io capisco, lei è una madre, ma noi non possiamo aiutarla più di tanto. Non sto vivendo più perché lui, un po' per il lavoro, un po' perché c'è il padre della zona rossa, un po' perché è uno che è sempre in giro. Ho capito. Un po' perché commentano le cose con gli amici, è sempre fuori, non riesco mai a averlo in casa, io non sto più dormendo. Ma lo so, ha ragione, lo capisco. Essere in giro ci si trova nelle cose anche incidentalmente. Certo, però purtroppo per un dimostrante, io non lo so, oppure i dimostranti li tirano su la macchina perché è la luccicante, o gli tirano una bomba, ma capisce? Signora, però purtroppo non si posso aiutarla. Dio mio, io cosa sto facendo? Io questa cosa di Genova non ci voleva. Va bene, io la lascio, signora, arrivederci.